l'abbiamo ribadito anche come presidenti del G7, lo hanno ribadito tutti i paesi del G7, la nostra ferma condanna all'attacco iraniano contro Israele. Credo però che sia molto importante lavorare per, insomma, una de-escalation. Giorgia Meloni si presenta al Vinitaly a Verona, appuntamento che ieri sembrava annullato a causa degli ultimi avvenimenti in Medio Oriente, ma che in serata è stato confermato. Eccola Giorgia Meloni, strette di mano con tutti. Presidente! L'arrivo del Presidente del Consiglio coincide con la prima giornata del Made in Italy. Non c'è identità italiana senza il Made in Italy, non c'è cultura italiana senza il Made in Italy e non è un caso che il Made in Italy sia il pezzo fondamentale della nostra identità, pensate proprio al vino. Presidente? La visita in territorio veneto non può che rimandare ai principali temi politici cari alla Lega. L'autonomia, dove la partita sembra rimanere aperta. Dipende da, insomma, una situazione che complessivamente è facilissima. Non è, ma insomma io sono fiduciosa, non è questione di un giorno più, un giorno meno. La questione è che abbiamo dimostrato che su questo provvedimento stiamo andando avanti. E il terzo mandato? Non credo che se ne debba occupare il governo, perché queste sono materie che si devono vedere a livello parlamentare. A livello parlamentare per ora non c'è una maggioranza, ma ancora è presto per vedere, insomma. Io personalmente sono laica, però non penso che su una cosa del genere l'iniziativa debba essere del governo, sarebbe oggettivamente una forzatura.